Grazie per supportare il nostro canale. Francesca Sofia Novello, incinta, si fa vedere in due pezzi sul social. La gravidanza della fidanzata di Valentino Rossi procede bene. Ma il pancione della bella 27enne ancora non si vede, il suo ventre è quasi piatto. In forma smagliante, al settimo cielo, la mora si gode l'attesa del bebè, una femmina. Insieme al pilota di MotoGP, finora per lei solo un accenno di rotondità. E lo pancina. Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto, mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula. Punto mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda, scrive la modella. Sempre via social la Novello nelle sue storie svela ai fan di sentirsi fortunatissima. Rivela poi come procedono i primi mesi di gestazione. Il sonno è stata una grandissima costante di questi mesi. Però devo dire che sono stata molto fortunata, non ho praticamente mai avuto cause. Qualche bruciore di stomaco, qualche mal di testa, cose classiche. Ma nausea da star male mai. Qualche fastidio con qualche cibo all'inizio ma tutto alla grande, confessa. La notizia della piccola in arrivo ha reso euforici anche i genitori del famoso centauro che dirà addio alle corse in moto a fine stagione. L'ex pilota Graziano Rossi e sua moglie Stefania Palma alla Gazzetta dello Sport hanno detto, che sia una bambina è meraviglioso. Basta piloti. Sogno da sempre di avere una scienziata in famiglia, è una notizia divertentissima. E poi a me le bambine piacciono tanto, sono più geniali dei maschietti. Però. Per continuare la tradizione di piloti in famiglia, tocca che Valentino ci metta sulle mani per il secondo. Almeno due tentativi vanno fatti, ha poi aggiunto il futuro nonno.